Bene, salve, buongiorno a tutti, benvenuti al consueto appuntamento del fine settimana a mercati chiusi. Per quanto riguarda la chiusura della prima settimana delle principali piazze finanziarie europee, una chiusura all'insegna della debolezza dopo appunto una giornata di dati macro trimestrali in chiaroscuro, ma anche con i dati payroll relativi al settore occupazionale americano che hanno deluso fondamentalmente le attese degli analisti. In netto allargamento lo spread BTP Bund che sale a 119 punti base, il tasso BTP decennale chiude ai massimi da fine settembre in forte rialzo dopo le indiscrezioni secondo cui un esponente della Banca Centrale Europea, Martin Kazak, avrebbe ribadito la volontà dell'Istituto Centrale di considerare una possibile riduzione del ritmo degli acquisti PEP da giugno se le condizioni di finanziamento resteranno favorevoli. Sul mercato valutario in rialzo euro-dollaro, dollaro che perde quota, praticamente mostra appunto per quanto riguarda appunto la major, cioè, richiude l'ultima settimana dell'ultima giornata della settimana più 0,80%. L'oro invece continua gli scambi al rialzo, fermandosi a 1.835 dollari l'oncia, con anche un aumento dopo quello di giovedì, anche ieri, dell'1,09%. Nessuna variazione significativa invece per quanto riguarda il mercato del petrolio, il WTI, che si ferma intorno ai valori della vigilia. Mentre invece per quanto riguarda gli indici di Eurolandia, DAX che chiude a più 1,34%, più in basso invece, anche se positivi, IBEX Londra a più 0,86, più 0,80, a seguire Madrid più 0,45 e Piazza Affari che chiude a 24.612,04 punto, precisamente allo 0,48%. Per quanto riguarda invece le news che sono state rilasciate, questa dell'ultima seduta della settimana, si parte con i dati relativi all'industria tedesca nel mese di marzo, dato elaborato dall'ufficio di statistica tedesco d'Estatis. La produzione industriale ha evidenziato un aumento del 2,5% dopo il meno 1,9% del mese di febbraio. Il dato risulta anche migliore delle stime degli analisti che avevano previsto un aumento del 2,3% su base annua, si evidenzia una crescita del 5,1% dal meno 6,8% precedente. Mentre invece peggiore delle aspettative il dato sul mercato del lavoro americano del mese di aprile, secondo i dati forniti dal Bureau of Labor Statistics, il tasso di disoccupazione sale al 6,1% contro il 6% del mese precedente e contro un aumento al 5,8% del consenso. Sono stati creati circa 266.000 posti di lavoro nei settori non agricoli, dopo che a marzo erano state create 770.000 buste paga. Il dato sugli occupati più osservato del tasso di disoccupazione è peggiore del consensus, che indicava un aumento di almeno 978.000 posti di lavoro. Il dato è peggiore delle attese anche nel settore privato. Sono stati guadagnati 218.000 posti di lavoro dopo la crescita di 708.000 registrata nel mese di marzo. Gli occupati del settore manifatturiero sono scesi di 18.000 unità, facendo peggio del consensus che indicava un aumento di 55.000 e si confrontano con i 54.000 del mese precedente. Bene, invece per quanto riguarda la settimana prossima, dal 10 al 14 maggio, lunedì 10 alle 3:30 dall'Australia, le vendite al dettaglio del mese di marzo, poi alle ore 11 la volta dell'indice ZEW sul sentiment dell'economia della Germania del mese di maggio, alle ore 11 invece è la volta del report mensile redatto dall'OPEC, alle 14 invece previsioni dell'EIA sull'energia nel breve termine, alle ore 16 invece
È la volta di nuovi lavori JOLTS nel mese di marzo alle ore 16.30, il discorso del governatore della BOE Baley. Alle 22.30 invece la volta delle scorte settimanali di petrolio. Mercoledì 12 invece abbiamo alle ore 8 dalla Gran Bretagna abbiamo tutta una serie di indicazioni macroeconomiche con il PIL del primo trimestre, la produzione industriale manifatturiera del mese di marzo, sempre alle ore 8, e il saldo della bilancia commerciale del mese di marzo. Mentre allo stesso orario abbiamo l'indice prezzi al consumo della Germania. Alle ore 11 invece è la volta di alcuni, ci saranno alcuni interventi di diversi governatori, nonché membri delle varie banche centrali, dei board delle banche centrali. Alle ore 11 interessante è anche il discorso del governatore della BOE, Vale. Alle ore 11 invece è la volta della produzione industriale del mese di marzo, alle 14. Scusate. Alle 14.30 invece indice dei principali prezzi al consumo del mese di aprile, alle ore 16 le scorte di petrolio greggio americane. Giovedì 13, consueto appuntamento di metà settimana con le richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione, alle ore 18 dalla Gran Bretagna un altro discorso del governatore della BOE Baley. Poi alle 20, venerdì 14 abbiamo la minute per quanto riguarda le dichiarazioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Alle 14.30 doppio appuntamento sulle vendite al dettaglio, quelle semplici, e quelle dei beni essenziali, tutte e due riferite al mese di aprile dagli Stati Uniti. Alle 15.15 produzione industriale di aprile e alle ore 16 indice di fiducia dell'Università del Michigan riferita al mese di maggio. Bene, detto questo, andiamo ad analizzare invece gli scenari più importanti, che cosa è successo per quanto riguarda la settimana, partendo per quanto riguarda appunto le forze. In merito alle forze, quindi ci spingiamo sulla nostra dashboard per quanto riguarda Finviz. Andiamo a vedere un attimo su Finviz che cosa ci spostiamo sul settimanale. E per quanto riguarda la situazione legata agli indici, abbiamo il Dow Jones che chiude la settimana ancora in rialzo a 2,8%, il DAX a 1,6%, l'S&P 500 a 1,25%. Mentre abbiamo il Nasdaq, che è l'unico comparto, soprattutto il comparto tecnologico americano, che è l'unico che praticamente chiude al ribasso ancora questa un'altra settimana. Per quanto riguarda i prodotti energetici, il WTI in miglioramento a 1,95%, con le quotazioni che si chiudono intorno al 64,80. Mentre invece per quanto riguarda i metalli, l'oro in forte risalita, stavamo aspettando la rottura del 1008, è proprio arrivata giovedì con un forte e deciso movimento al rialzo, al momento la chiusura siamo a 1830,75. Ovviamente la prossima settimana potremmo attendere ad ulteriori indicazioni per quanto riguarda l'oro in rialzo, ovviamente staremo ad attendere anche cosa succede in natura intraday. Quindi oro in grande in rialzo, mentre invece per quanto riguarda il valutario, dollaro che soprattutto sul finale della settimana perde parecchio, meno 1,17%, quindi al momento non riesce, questo poi è dovuto anche ai dati negativi che sono arrivati appunto dai non-farm payroll e che in pratica quindi spinge ulteriormente al ribasso. Infatti, se andiamo ad analizzare anche il grafico del Future Dollar Index, non riesce a mantenere questa zona ed ahimè, si sta avvicinando un'altra volta intorno al valore, alla zona di demand fondamentalmente, che è stato già attestato nel 2018. Ovviamente questa situazione quindi potrebbe favorire qualche
Vediamo un attimo, eccoci qua, quindi potrebbe favorire un'ulteriore movimentazione. Vediamo, potrebbe quindi far crollare nuovamente il future dollar index, un'altra volta potrebbe chiudere, potrebbe quindi riprendere un'altra volta questa zona di demand intorno ad 89,70 e 89,90, quindi questa è quella situazione. Mentre invece, quindi, per quanto riguarda invece ritornando alle currency, invece abbiamo le valute australiane che continuano a dare segnali rialzisti 1,78, 1,69, quindi grossi movimenti importanti, mentre invece per quanto riguarda la situazione legata ai movimenti della prossima settimana, attendo soprattutto c'è la possibilità di guardare ulteriori movimenti rialzisti sull'oro, ovviamente molto probabilmente dopo quello strappo che si è registrato la scorsa settimana potremmo assistere a delle prime correzioni. E poi aspettiamo, vediamo un po' l'oro, se c'è una reazione sull'oro già a partire, scusami, sul dollaro americano già a partire dalla prossima settimana. Bene, detto questo, quindi non resta che andare ad analizzare a questo punto la seconda parte, cioè scusami, la terza parte, iniziando appunto dalle 7 major, poi chiudiamo con i grafici relativi alle due commodity che seguiamo, l'oro e il WTI, e infine gli indici. Quindi andiamo un po' ad analizzare anche la situazione relativa agli indici. Bene, prima di analizzare con attenzione i vari scenari, andiamo vediamo un po' come ha chiuso la chiusura per quanto riguarda il diario di trading del mese di maggio, prima settimana del mese di maggio. Per quanto riguarda il valutario, meno 157 pip, mentre invece per quanto riguarda le commodity abbiamo tutte le commodity chiuse, 1508 punti, gli indici 905, quindi anche qua abbiamo una settimana che è partita molto bene. Allora, partiamo dall'euro-dollaro giornaliero. Allora, sul giornaliero abbiamo una situazione in cui, vedete, c'è stato questo movimento che ha spinto il prezzo intorno a 1,21613, però siamo alla base di un'altra zona di supply. Eccola qua, quindi questa è la zona di supply. Ovviamente dovremo andare ad analizzare l'effetto che avrà questa zona, precisamente vado a segnare anche questa con precisione quest'area, quindi dopo andiamo a affinare ancora di più, eccoci qua, quindi anzi no, facciamo così, questo è il giornaliero. Quindi la zona, vado a delimitare la zona, allargo un po' più il grafico così ci vedo meglio. Eccoci qua, 1 e 2. Eccola qua. Ok, mettiamo un allarme e siamo in piena zona. Ora, da questa zona fondamentalmente passo ad analizzare, un attimo solo, all'interno di questa zona passo ad analizzare anche il 4 ore per capire bene, per poter ancora di più concentrare l'attenzione, ed andiamo sul 4 ore, ed eccolo qua, praticamente vedete qui abbiamo una zona dove, ok, scusate, mi sto vedendo, ok, quindi vado ad
anche. Questo è il 4 ore. Ok. Eccolo qua. Poi, dopo di questo, affino ancora di più il raggio d'azione, vado, allora il D è sempre lo stesso, vado ad, mi spingo un'altra volta e vado a inserire anche l'orario. Fondamentalmente sarebbe questo qua, quindi sull'orario vado ad individuare la zona in cui le quotazioni potrebbero, allora un attimo solo. Allora, vado a segnare, diciamo prima, allora questo è l'orario 1:22:176, quindi eccoci qua, vado a inserire 1:22:176, 1:22:176, ho messo un 2 in più. Eccolo qua. Questa è la zona che appunto dopo le quotazioni vedete, poi andiamo a vedere un po' prima su 4 ore. Eccola qua e vedremo un po' come si comporterà il mercato su quest'area. Questo è quanto, poi abbiamo l'orario ed eccolo qua. Ok, quindi attendiamo, mi attendo le quotazioni, diciamo che vanno a prendersi questa zona, vediamo un po' se riesce a dare qualche indicazione importante al ribasso. Quindi questo è quanto. Quindi attendiamo, vediamo un po' quello che succede, insomma. Poi, per quanto riguarda invece il giornaliero del dollaro yen, giornaliero del dollaro yen, qua abbiamo il movimento che abbiamo visto su 50-61,8, quindi molto probabilmente qua potrebbe quindi dare atto, un attimo solo, quindi su euro-dollaro attendere test supply multi time frame su USDN dopo il test 50-61,8 di Fibonacci, eccolo qua, vedete? Allora sta continuando ad andare giù, quindi fondamentalmente dovremo andare a seguire qualche fa movimentazione al ribasso. Qui abbiamo questa zona di supply che già è stata ritestata ed molto probabilmente a partire dal, vediamo un po' se riesco a trovare. Ok. Abbiamo, diciamo che l'idea è quella di andare ancora, vedete, l'impulso, la correzione 50-61,8, ci mettiamo anche su H4
E da qua ci potrebbe stare qualche altra movimentazione al ribasso, fondamentalmente. Potrebbe continuare dopo la rottura del livello annuale a 108.987, che ora funge da supporto. Ovviamente attendiamo cosa ci offrirà il mercato nelle prossime sessioni di trading. Quindi questo è quanto, questa è la situazione. Quindi aspettiamo, vediamo un po' quello che succede. Attendo qualche correzione, al momento non ci sono per poter entrare a mercato in vendita. Mentre invece per quanto riguarda la sterlina, ecco, la sterlina è ritornata un'altra volta a ritestare l'area del 50 61 e 8 di Fibonacci. Vedete, quindi abbiamo questo, quindi abbiamo di nuovo il test di quest'area. Avevo segnato giusto per eccolo qua, 1,39, vedete? Questa è una zona molto interessante. Quindi cable, fondamentalmente abbiamo test di una zona di demand, insomma, zona di supply, pullback più alto, 1,39,90. E insomma, vedete perché in passato qui è andato giù, idem, 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 insomma, e anche qua fondamentalmente. Quindi mi attendo qualche movimento. Allora, detto questo, quindi andiamo a guardare quindi anche il, ecco qua è molto interessante, devo dire la sincera verità, cancello tutto. Cancello anche questo, abbiamo visto che è andato a testare ed fondamentalmente abbiamo una zona di supply, eccola qua, ok. Eccoci qua, quindi c'è il movimento, vedete, è andato a prendersi proprio questa zona, quindi interessante, sul giornaliero, questo qua, su 4 ore, quindi H4 abbiamo questo test zona supply, quindi qua è ottimo movimento, insomma. Quindi qua vado a tracciare, quindi zona sul 4 ore, e da qua potrebbe partire il sell-stop. Avevo messo un sell-stop qua, a questo punto andremo ad cambiare il movimento di sell-stop. Eccoci qua. E su, andiamo a vedere anche la situazione, per vedere bene, per poter su H1. Ecco, già è partito il movimento, vedete? Quindi aspettiamo una piccola correzione. Allora, su H1, eccolo qua, quindi ottimo movimento. Ci sta tutto. Eccoci qua. Quindi mi attendo una ripartenza sell proprio qui in quest'area, quindi ci sta tutto il movimento. Allora, eccolo qua. Bene, poi andiamo, quindi qua un sell ci potrebbe stare. Andiamo su USD Franco, giornaliero. Allora, giornaliero USD Franco, ancora che c'è un movimento ribassista. E ci sono sul vado a segnare due zone di demand fondamentalmente, dove potremmo andare ad, dopo questo movimento potremmo attendere qualche movimentazione long. Allora, abbiamo, questo è il primo, ok, e poi più in basso abbiamo questo, no, ho sbagliato,
qua. Attendiamo cosa succede. Ok. Poi, nel momento in cui arriviamo in questa zona, poi aspettiamo, andiamo a affinare ancora di più il movimento, insomma, le indicazioni. Poi passiamo su Audio SD. Anche per quanto riguarda il giornaliero su Audio SD, allora qui fondamentalmente sta fuori, vedete, è uscito fuori il 50-61-8. Cancello un attimo questa zona e andiamo ad anche qua stiamo vicino a una zona, allora qui quello più importante fondamentalmente, eccola qua, questo, che poi l'ha testato già, infatti come volevo dimostrare l'ha già testato. Mi metto sul, andiamo a vedere un po', andiamo ancora ad affinare qua, quindi Audio SD. Test zona supply. Allora, H4. Vedete? Allora, H4. Ed eccolo qua. Questo è stato. E aspetto che il prezzo arriva su questa zona. Vediamo un po' se c'è una reazione. Qui ci potrebbe stare. Eccolo qua. Questa è la zona che mi interessa. Poi andiamo ad analizzare. Ok, andremo ad analizzare poi su DH4. Eccolo qua. Questo potrebbe essere interessante. Dove le quotazioni potrebbero iniziare a svoltare. Poi, dopo di questo, passiamo a USD CAD. USD CAD, no, sì, USD CAD ancora al ribasso, vedete come sta ancora crollando. Ed al momento, diciamo che al momento potrebbe continuare ad andare giù fondamentalmente, quindi non ho punti di riferimento in questo momento. L'unica cosa è quella di attendere ulteriori movimentazioni sella su USD CAD, quindi USD CAD al momento ancora sella. Ok, quindi non ci sono nessun tipo di movimenti particolari, insomma. Poi passiamo a New Zealand Dollaro. Allora, su New Zealand Dollaro, anche qua vedete la situazione che. Allora, New Zealand dollaro. Allora, anche qua è interessante questa zona di supply. Eccola qua. Passiamo sul 4 ore. Ed eccola qui. Affiniamo il. Ed eccola qua, vedete? Quindi anche qua attendiamo che il prezzo può arrivare, quindi c'è la possibilità di attendere. Ovviamente mancano ancora un 140 punti. Ovviamente durante nel periodo di intraday cercheremo di entrare a mercato long seguendo questa logica fondamentalmente, quindi insomma questo è quanto, questa è la situazione, potrebbe continuare ad andare long, ovviamente andremo a prenderci qualche movimento, qualche fase di correzione per poter poi puntare su questa zona fondamentalmente. Poi, dopo di questo, andiamo ad analizzare il grafico inerente ad l'oro. Passiamo alle commodity. Allora, per quanto riguarda l'oro, parto dal giornaliero. E allora, per l'oro,
Vedete, c'è stato questo pattern al moio che ormai ha dato il suo, diciamo, ha confermato il movimento al rialzo. Allora, per loro, anche loro fondamentalmente, dopo che qui ci potrebbero stare, vedete, è andato a testare il 1843-39, ci potrebbero stare altri movimenti rialzisti. Attendo il mercato per ulteriori fasi rialziste, insomma, quindi aspettiamo ancora, vediamo un po' quello che mi offre il mercato al momento, vediamo un po' se c'è la possibilità di poter sfruttare questa indicazione. Vediamo, eccoci qua. Sì, ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare un altro movimento, però ovviamente, come ho detto prima, aspettiamo. Al momento aspettiamo qualche correzione interessante. In attesa di attendere qualche correzione interessante, quindi aspettiamo, vediamo un po' la prossima settimana che cosa ci offrirà il mercato. UTI, giornaliero, anche qua zone di supply, quindi il prezzo è chiuso anche se per pochi punti sotto il livello 64.871, quindi anche qua registriamo una situazione dove qui abbiamo una zona, un attimo che la rifaccio da capo, eh. Allora, questa è una zona di supply, diciamo già testata diverse volte. Poi sul giornaliero andiamo anche a guardare H4, che sarebbe proprio questa qua. Vado a restringere il campo di azione, questa qui. Vedete, qua il prezzo l'ha preso proprio in pieno. L'ha preso, vedete come ha raggiunto le quotazioni proprio in pieno. Quindi siamo al di sotto a questo punto. Beh, dovremo andare a ricercare qualche movimento ribassista interessante. Quindi siamo sotto una zona di supply. Ok, quindi vedete come l'ha testato il prezzo. Perfetto, andato giù di un bel po' di punti. Poi passiamo al DAX. Il DAX ho mantenuto delle operazioni di vendita. Andiamo sul giornaliero. Tolgo un attimo. Eccoci qua. Allora, sul DAX, quindi ho questo. Eccola qua. Siamo in piena zona di supply anche qua. Quindi precisamente questa, un attimo che sto facendo dei calcoli, quindi questa qua, apro un po', eccola qua, mano, e stiamo qua. Ok, bene, allora da qui passiamo su H4. E restringo ancora di più il raggio d'azione, sarebbe questo. Bene, qua ci siamo quasi. Eccolo qua.
E qua ci potrebbe stare. Vediamo un po' se riesce a raggiungere questa zona, fondamentalmente. E da qua poi vedremo dove. Quindi qua è una zona, ottima zona. Poi, dopo di questo, andiamo ad analizzare il Nasdaq. Andiamo un po' sul giornaliero. Allora, giornaliero, cancello tutto. Abbiamo questo, quest'area. Eccolo qua. Quindi vediamo, sì, andiamo su H4. E affino di più il movimento qua, qui. Da qua c'era un'altra zona di demand dove poi è ritornato su e ce ne stanno altre, però dopo poi durante il corso della settimana andiamo a vedere, andiamo a analizzare dal punto di vista intraday, però questa qui è fondamentalmente una zona dove, eccola qua, l'ho ristretta di più, vedete? E qua è molto importante per andare a prendere qualche movimento più interessante. Ovviamente però qui ci saranno altre indicazioni, altre zone. E niente, poi vedremo di poter calcolare altre zone di possibile, potrebbe andare qua, potrebbe andare in questa zona, però fondamentalmente un attimo che vado a segnare un Fibonacci, ah, siamo su 61,8, vedete, quindi qui 61,8, sì, ci potrebbe stare. Questo è una zona proprio, ritorno a 4 ore. Su 4 ore abbiamo questa zona di supply, ne abbiamo due. Potrebbe anche, perdono, ho sbagliato, quindi abbiamo 1, 2, qua abbiamo, un attimo, eccola qua, questa, vado a restringere di più il raggio d'azione. Resta sempre la stessa fondamentalmente, quindi un attimo solo, sarebbe questa qua, questa qua, insomma, voglio vedere un attimo i 15 minuti, ha fatto una candela. Beh, questa potrebbe essere un'altra zona di supply, però se la rompe si va su. E anche qua attendiamo, vediamo quello che succede prossimamente. Ok, poi passiamo al Dow Jones. Andiamo sul giornaliero. Allora, qua la situazione è ancora rialzista, potrebbe andare a prendersi questo 35.367. Al momento non vedo nessun tipo di riscontro. In settimana ha fatto questo movimento, sembrava che voleva un attimo stornare, poi niente, aspettiamo, vediamo se su 4 ore, no, su 4 ore per esempio, questa era la zona di partenza, un altro buy, qua c'era poi su H1, no, niente, niente da fare, su H1 qua ha rotto, è tutto inside, quindi attendiamo ancora, vediamo un po' quello che ci offre il mercato prossimamente.
Bene, per questo fine settimana è tutto, grazie mille per l'attenzione, quindi vi rimando l'appuntamento alla prossima settimana, lunedì prossimo, con la prima diretta live della settimana alle ore 8:30. Buon fine settimana a tutti!